Sono veramente contento e orgoglioso di ricevere questo premio, un premio che diciamo ci vede protagonisti da 40 anni con la rivista Idea in questo territorio che abbiamo iniziato nel 1986 a conoscere sempre di più, e cerchiamo ogni giorno con la nostra forza lavorativa, ovvero con i nostri giornalisti, con i nostri inviati, di accrescere con le notizie, con gli approfondimenti e soprattutto con l'amore verso queste colline, verso questa splendida cornice che abbiamo qui nell'Anghero Ero, questo meraviglioso territorio che noi, ripeto, abbiamo cercato negli anni di valorizzare. La nostra mission è sempre stata questa, noi continueremo, cercheremo sempre di più di mettere in evidenza quelle che sono le eccellenze e poi anche la nostra provincia, perché noi abbiamo da sempre valorizzato anche tutta la parte della provincia Granda, perché crediamo che questa provincia abbia dei grandi valori e soprattutto abbiamo cercato con gli uomini e le donne e le aziende di questo territorio di portare sulla nostra rivista le loro storie e la loro vita imprenditoriale. Crediamo sempre di più in questa nostra attività perché vediamo degli ottimi risultati proprio perché con i nostri prodotti editoriali abbiamo un forte seguito di sia lettori e con un nuovo dispositivo interattivo che su WhatsApp e su Webmail da circa due anni, da quando è nato questa brutta malattia del Covid, abbiamo servito non solo in provincia di Cuneo ma in tutto il Piemonte, in tutta Liguria e anche in Lombardia. Con questo mezzo portiamo il nostro territorio a conoscenza di tanti imprenditori e di tanti cittadini che speriamo che vengano a visitare le nostre zone e soprattutto vengano a degustare questi bellissimi prodotti della nostra terra.